Salve ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, video di oggi è praticamente una risposta a una domanda che mi viene fatta di frequente e, come dico sempre, appunto, scrivetemi nei commenti delle vostre curiosità, qualcosa che vorreste vedere, qualcosa che vorreste, vostre curiosità, insomma, riguardanti Fortaleza soprattutto. Ovviamente, quindi la domanda che mi è stata fatta negli ultimi giorni con frequenza è: ma l'aeroporto internazionale di Fortaleza dove si trova? Ovviamente è una domanda che mi viene fatta da persone che o non sono mai venute a Fortaleza, che ovviamente non conoscono la città, e mi chiedono perché, ad esempio, nelle città italiane spesso gli aeroporti internazionali, non so, tipo a Milano, Malpensa è molto distante, 50-60 km dal centro, Roma è distante, eccetera eccetera. E io vi dico subito che l'aeroporto internazionale di Fortaleza, l'aeroporto Pinto Martins, è in città, quindi non è distante. Indicativamente, a occhio e croce, dall'aeroporto arrivare in zona Beira-Mar, dipende poi ovviamente da orari di traffico o meno, ma diciamo indicativamente in una ventina di minuti si arriva dall'aeroporto in zona Beira-Mar, Meireles. Ma adesso, per toglierci questa curiosità, io vi farò vedere il tragitto partendo proprio qui da zona... Partirò da zona Monsignor Tabosa, quindi diciamo tra Meireles e Praia di Iracema, e vado in direzione Aeroporto Internazionale Pinto Martins. Altra precisazione, ovviamente per arrivare in aeroporto ci sono più soluzioni. Si può andare per la Desembargator partendo dal Meireles, dico, dalla Desembargator, che però adesso bisogna fare tutto un altro giro perché l'ultima parte è diventata un senso unico solo a scendere in direzione Beira-Mar. Io diciamo che le varie volte, in tutte le volte che sono andato in aeroporto, partendo da qui, la soluzione più comoda è stata fare l'avenida Aguanambi. Comunque adesso basta chiacchiere, andiamo a vedere il percorso vero e proprio. A dopo. Ciao. Ah ragazzi, questa volta ve lo voglio dire non a fine video, ma a inizio video. Iscrivetevi al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto e soprattutto, ripeto, soprattutto, lasciatemi nei commenti la vostra opinione, domande, vostre curiosità, chiedetemi di fare esplicitamente dei video a qualcosa e io cercherò di accontentarvi. Andiamo a vedere il tragitto per arrivare in aeroporto.
Thank you.
ragazzi, vi ho fatto vedere il tragitto per arrivare fin qui all'aeroporto internazionale. Adesso ci sono davanti, faccio vedere che sono arrivato. Vedete, questo davanti a me è il parcheggio, questo è l'aeroporto. Aeroporto che nell'ultimo anno e mezzo è stato rimodernato e ampliato. Comunque qui siamo all'inizio della BR, che è una strada statale, proseguendosi, come avete visto, si imbocca direttamente l'avenida Guanambi e poi si va verso centro città, Praia di Rasema, Meireles. L'aeroporto di Fortaleza quindi è in città praticamente, perché questo comunque è il barrio, è il Bairro Ariolandia. Non siamo fuori città, siamo in città, non siamo proprio in centro, ma non siamo neanche distanti come alcuni aeroporti di certe città italiane. Ad esempio, cito Milano perché sono di Milano, l'aeroporto internazionale di Malpensa, che praticamente dicono Milano-Malpensa, ma è praticamente quasi a Varese. Dal centro città di Milano arrivare a Malpensa sono 55-56 km. Qui Fortaleza, diciamo, no, dal centro città il navigatore mi dava 9 km praticamente, e si trova in città. Va bene ragazzi, questo era il video di oggi, spero di avervi tolto un'altra curiosità. Vi ho fatto vedere dove è localizzato l'aeroporto internazionale di Fortaleza. Quindi, come vi ho già detto, iscrivetevi al canale, che è una cosa totalmente gratuita, totalmente gratuita. E ricordo sempre che YouTube mi fa notare che il 70% delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al canale. Questa è una cosa che mi duole, perché non capisco il perché. Va bene, però è così. Comunque lasciatemi un like e ragazzi, ripeto anche questo nei commenti, soprattutto ditemi cosa ne pensate, datemi un'opinione, soprattutto ditemi che cosa vorreste vedere, curiosità eccetera riguardo di Fortaleza. Noi ci sentiamo alla prossima, ciao ciao!